residente a Padova, possedeva 40 appartamenti nel grattacielo verde davanti alla stazione, sequestrati a lui 130 milioni di beni. Individuati i 5 antagonisti violenti che ferirono il capo della squadra mobile durante lo sciopero del 14 novembre, un 29enne è ai domiciliari. Un piccolo trolley abbandonato in stazione getta nel panico i pendolari, la polvere transenna l'area e verifica solo una valigia rotta abbandonata. Dopo due rinvii ora saranno attivati i velox della tangenziale, si accenderanno allo scoccare della mezzanotte tra il 1 e il 2 di febbraio. Bufera giudiziaria sull'Expo Bici, scippato a Padova da Verona, indagato l'ex amministratore Paolo Coin Bitonci annuncia al comune si costituisce parte civile. Depositata al magistrato la perizia sul crollo della palazzina di Via Tiepolo dove vivevano 8 studenti, l'esplosione causata da un tubo rotto. Un fumetto, un album di figurine e un gioco, la regione e il consorzio avvicinano i più piccoli alle terme, così dialogano anche con i loro genitori. Era residente nella città del Santo, affiliato al clan della Camorra. Una grossa operazione con cui si apre questa edizione del telegiornale. Buonasera, ben ritrovati a tutti voi. Subito le immagini e le notizie. C'è un sequestro di ben 130 milioni di euro di beni. Per il fisco era quasi un nullatenente, con un reddito dichiarato di circa 10.000 euro all'anno. I carabinieri del nucleo investigativo di Padova sono però riusciti a sequestrargli proprietà per un valore di 130 milioni di euro. Francesco Manzo, 70enne salernitano, da tempo residente nella città del Santo, con precedenti per furto, truffa, associazione a delinquere, sequestro di persone e porto illegale di armi, possedeva 350 tra case e appartamenti, 15 terreni, 52 società, 224 tra conti in banca e cassette di sicurezza, 52 automobili, 8 moto e questo piccolo castello a Ponte nelle Alpi, nel Bellunese. Siamo arrivati a lui nel valutare alcune movimentazioni di risorse e nel capire che di fronte a degli investimenti rapidi, immediati, che non consideravano molto il prezzo ma la necessità di concludere a qualsiasi prezzo, c'era un fumus che ci ha consentito poi di iniziare e portare avanti un'attività investigativa, peraltro anche avvalendosi di attività tecnica e riprese videofilmate. Filmati che mostrano episodi dal significato inequivocabile, come questo passaggio di mano di 100.000 euro in contanti consegnati a Francesco Manzo dal figlio e ripresi da una telecamera nascosta dai militari in un appartamento all'ultimo piano del grattacielo azzurro di fronte alla stazione ferroviaria di Padova. 40 alloggi di quello stesso grattacielo sono tra i beni sequestrati, insieme all'intero edificio da anni in costruzione a ridosso della tangenziale sud del capoluogo euganeo. L'indagato dovrà ora spiegare agli inquirenti da dove provenga questo flusso inesauribile di ricchezze. Se vi sia direttamente coinvolta la Camorra, lo stabiliranno le indagini ancora in corso da parte degli uomini dell'arma. Il fumus che ci siano dei reinvestimenti nel nord-est, ma non solo nel nord-est, anche al centro Italia e al sud, da parte di organizzazioni criminali consolidate in altre aree. Allora adesso sentiamo il governatore del Veneto Luca Zaia sulla vicenda. Vedrei una bella operazione, soprattutto una grande operazione coordinata ovviamente dalla Procura, da tutte le forze inquirenti e il ruolo dei carabinieri, direi che però dà una dimensione anche dello stato di necessità del controllo dei territori. Quindi le colpe non si possono tradurre e scaricare sulle forze di polizia, bensì sul fatto che questi uomini in gamba che abbiamo debbono essere dotati di uomini e di mezzi. Per questo continuo a dire che l'esercito è sulle strade, nelle strade, non è assolutamente un'eresia, visto considerato che abbiamo migliaia di uomini che potrebbero dedicarsi ad essere coordinati dalle forze di polizia per il controllo del territorio. Sono stati individuati 5 violenti che durante lo sciopero del 14 di novembre presero a calci il capo della squadra mobile Marco Calì. Vediamo. Cinque attivisti del collettivo Bioslab e del centro sociale Pedro hanno poco più di 20 anni. Sono loro i 5 violenti che negli scontri del 14 novembre durante lo sciopero sociale hanno preso a calci il dirigente della squadra mobile Marco Calì. Per il 29enne padovano Cristian Cescati sono stati disposti gli arresti domiciliari. Per altri 4, Federico Panzuto, Luca Fertonani, Luca Perissinotti e Giorgio Cappellazzo, 18 anni appena, è stato disposto l'obbligo di dimora. Altri 29 gli indagati. Il blitz questa mattina degli agenti di polizia coordinati dal procuratore capo della Repubblica Matteo Stuccilli. L'applicazione delle misure cautelari personali ne riguarda solo 5, misure graduate,
e che riguardano 5 soggetti ritenuti autori dell'azione più violenta ed aggressiva. Ecco la sequenza in cui si vede l'aggressione al capo della mobile. Marco Calì viene prima calciato al fianco da Luca Fertonani, mentre Cristian Cescati e Giorgio Cappellazzo lo colpiscono con gli scudi di plastica. Quando il dirigente perde l'equilibrio e cade a terra, viene prima raggiunto da un calcio sferrato da Perissinotti che gli fa perdere occhiali e casco, poi di nuovo da Fertonani al volto e da Panzuto al fianco. Nelle immagini subito dopo lo scontro si vedono Cescati e Fertonani che allontanano il resto del corteo, che invece di sciogliersi in piazza Mazzini aveva proseguito fino in via Beato Pellegrino per raggiungere la sede del Partito Democratico. Prima della carica sono stati lanciati dei fumogeni e dei sassi da parte dei manifestanti contro le forze dell'ordine. Nel blitz di questa mattina nelle case dei 5 sono stati sequestrati 13 fumogeni, 5 razzi illuminanti, un corpetto metallico, un'arma giapponese, una maschera a gas e una paletta dei vigili urbani. Sono stati colpiti 5 ragazzi che lottano per la democrazia, così Enrico Zulian del Pedro. Gli attivisti di Bioslab del centro sociale Pedro oggi si sono ritrovati davanti al comune per spiegare la loro posizione dopo l'annuncio delle 5 misure cautelari nei confronti di altrettanti militanti. Sono stati condannati preventivamente, ha spiegato Davide Filippi, portavoce di Bioslab, annunciando che questa sera torneranno in piazza a protestare con un sit-in in piazza Antenore davanti alla prefettura. C'è una notizia adesso che è arrivata in redazione davvero da pochi minuti, è successo in via Gradenigo, siamo in zona Portello, durante un trattamento sanitario obbligatorio in domicilio un agente della polizia locale è stato aggredito al fianco con un coltello e è stato trasportato al pronto soccorso, adesso è sotto osservazione. Velox in tangenziale, dopo tanti rinvii ufficialmente allo scoccare della mezzanotte con l'inizio del giorno del 2 di febbraio si accenderanno gli occhi elettronici in tangenziale. Dopo 2 false partenze ora non si rimanda più e gli 8 autovelox posizionati a dicembre lungo la tangenziale si accenderanno ufficialmente allo scoccare della mezzanotte tra il 1 e il 2 febbraio. Da lunedì 2 febbraio. Con un sistema random che appunto garantisce, garantirà, prevederà un funzionamento alternato di tutti quanti i dispositivi disponibili. Un sistema random, ovvero casuale, dunque non si saprà mai quale autovelox e quando verrà acceso. I meccanismi saranno azionati direttamente dalla centrale operativa del comando di polizia locale di Via Gozzi, per cui lavorerà una squadra fatta ad hoc, costituita da 2 vigili e 2 impiegati amministrativi. Chi supera i limiti verrà sanzionato con multe che vanno da 41 euro a 3 punti della patente a 531 euro e 6 punti o sospensione della patente. L'autovelox serve per fare prevenzione e sicurezza. Tant'è che i soldi rientrano per la sicurezza, poi come il Comune di Padova, devo dire da sempre, ottempera al 208 del codice della strada. Dal 2 febbraio inoltre il sito della Polizia Locale sarà aggiornato, così chi riceve la multa può attivarsi per il ricorso e il pagamento online. Abbiamo organizzato all'interno del sito istituzionale una sezione dedicata dove il cittadino potrà accedervi e ottenere tutte le informazioni necessarie. Anche quindi la documentazione fotografica relativa alla propria violazione. A maggio inoltre arriveranno 14 T-RED per chi passa con il rosso negli incroci più pericolosi della città, per esempio via Trieste e via Tommaseo. Adesso vi parliamo di Expo Bici perché la guerra delle fiere da commerciale diventa decisamente giudiziaria. Il caso dello scippo di Verona del padovano Expo Bici è stato oggetto di un'inchiesta della Procura distrettuale di Venezia. Nel registro degli indagati è finito l'ex amministratore delegato di Fiera Padova Paolo Coin, 49 anni originario di Piove di Sacco. Dopo l'addio travagliato dalla guida della Fiera Padovana a settembre, dopo un mese Coin è diventato consulente dell'ente Scaligero. La notizia è stata commentata subito dal sindaco di Padova che ha annunciato sin da ora che se si andrà a processo il comune si costituirà parte civile. Ora torniamo con le immagini della tragedia di ieri sera, una tragedia sfiorata, la caduta di un 27enne da un balcone a causa di una lite tra i due.
Un volo di circa 3 metri, la caduta sopra questo tavolino che fortunatamente ha attutito il colpo. Tragedia sfiorata ieri sera in un condominio di via Ugane a pochi passi dal centro di Padova. Dopo una lite furibonda con il suo convivente, un ragazzo di 27 anni è caduto dalla finestra precipitando nel giardinetto interno del palazzo. Il ragazzo è stato subito soccorso dall'ambulanza del 118 chiamata dall'amico sotto shock. Questa è la scena vista dalla proprietaria dell'appartamento al piano terra che rientrando ha trovato i carabinieri. Ho sentito rumori in giardino, che è sempre qua silenzio, tranquillo, ho aperto la porta della cucina, ho visto qua i soccorsi che portavano il ragazzo, ho chiesto cosa è successo, loro hanno detto che si è caduto dalla finestra. E mentre il 27enne, a causa della frattura alla gamba e al bacino, veniva portato in ospedale, i carabinieri ricostruivano l'accaduto e portavano in caserma il convivente 20enne. Per ora è stato ascoltato. Pare che all'origine del violento litigio ci siano motivi sentimentali. I due vivevano insieme da un anno e mezzo. Il rapporto però da qualche tempo non funzionava più. 2-3 volte ho sentito che litigavano. Oggi mezzogiorno ho sentito, perché ero a casa. Ora, vi ricordate il crollo della palazzina dove abitavano 8 studenti? Siamo in via Tiepolo, è stato consegnato il rapporto dei vigili del fuoco al pubblico ministero padovano Francesco Tonon, che coordina l'inchiesta sull'accaduto. Ecco, il crollo sarebbe stato provocato da una tubatura che si è rotta all'improvviso, una fuga di gas tutt'altro che lenta, anzi veloce e rapida, tanto che nessuno nel vicinato aveva avvertito l'odore di gas capace di saturare l'edificio in brevissimo tempo, tanto da farlo collassare. La polizia è intervenuta davanti alla stazione questo pomeriggio per la segnalazione di un piccolo trolley abbandonato. L'area è stata transennata per effettuare le verifiche, poi si è accertato che si trattava di una valigia rotta e dunque abbandonata. Adesso parliamo di ripresa dell'economia. Confindustria Padova, Vicenza e Treviso oggi si sono incontrate per fare il punto e per fare rete. Vediamo come. In questo momento ci sono tutti i fattori importanti: il calo del costo del denaro, il cambio col dollaro, il basso costo dell'energia. Io sono convinto che se non ripartiamo in questo momento non ripartiamo più, quindi 2015 deve essere l'anno della svolta. I presidenti di Confindustria Padova, Treviso e Vicenza oggi si sono riuniti per condividere i servizi e dunque le forze. Hanno messo in rete più di 6.000 imprenditori, una scelta dicono che debba essere da esempio anche per gli altri. Non ci sono ancora i decreti attuativi del Job Act, ma il presidente di Confindustria Veneto, Roberto Zuccato, alcuni giorni fa aveva parlato di impennata di assunzioni a partire da fine febbraio. Previsioni del Centro Studi di Confindustria che sono state presentate ieri a Roma in giunta, dove io ero presente, che quindi pronosticano una crescita del 2015 del 2.1%, 2.6% nel 2016, questo è, quindi vuol dire, l'economia è il driver maggiore perché noi possiamo fare delle nuove assunzioni. Una ripresa non necessariamente legata a nuove forme contrattuali dunque, ma che da queste potrà certo esserne avvantaggiata. Più lenta la ripresa del mercato interno, maggiori le opportunità nel mercato estero. Ma intanto anche il mondo dell'impresa è in attesa di conoscere il nome del nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Una persona saggia, autorevole, che effettivamente conosca quelle che sono, diciamo, le pecche dell'Italia, ma anche la grandissima potenzialità che l'Italia ha. Adesso con le immagini andiamo alle terme. Guardate che bel progetto per i bambini è stato creato e finanziato dalla Regione. Un album di figurine e piccoli personaggi che si animano dentro un grande gioco dell'oca, mamma papera che si crogiola tra i fanghi. È la scommessa che ha unito sotto un'unica grande idea il consorzio Terme Ugane, la Regione del Veneto, l'Università, i comuni di Abano e Montegrotto, Fondazione Veronesi e il gruppo Alcuni. L'idea è raccontare le terme, le loro proprietà e la loro storia attraverso un fumetto. Il grande salto che abbiamo fatto è stato questo, non parlare più ai nostri, e non parlare solo ai nostri congressi, ma cercare di parlare alla gente. E questo, diciamo, questo ultimo tassello del fumetto rigorosamente controllato dal punto di vista scientifico, secondo me è veramente qualcosa di più. Le terme più grandi d'Europa, eppure spesso così poco conosciute. Ci siamo accorti che eravamo meno conosciuti sul territorio, proprio anche città limitrofe a volte non sapevano non tanto dove fossero Abano e Montegrotto, piuttosto delle proprietà delle terme, quindi abbiamo colto questa occasione per parlare proprio alla nostra regione. Il gioco è fatto di domande e risposte in cui confluiscono studi ed analisi anche minerarie, dati storici e naturalistici. Il 18 aprile il consorzio ha organizzato una giornata per le scuole, tutto è stato realizzato con carta riciclata.
È la prima volta che incentiviamo quello che è appunto la partecipazione del bambino, che sicuramente sarà da stimolo per l'adulto che in qualche maniera dovrà capire che nel nostro territorio abbiamo delle risorse, in particolare quella termale, che è un valore aggiunto che tanti non hanno. Romanzo Quirinale, il titolo della puntata di Focus in onda questa sera su Rete Veneta, la puntata che chiude la settimana. Allora, insieme al direttore Luigi Bacialli ci saranno Gennaro Marotta, Giuseppe Pan, Antonella Tocchetto, Maurizio Cattaneo, Franco Vescovo, Anthony Candiello, Giulio Muratori e Marisa Sottovia. Potrete ovviamente partecipare attraverso i vostri sms. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.